Il movimento, il ritmo, la voce, quali parti essenziali per mettere nudo se stessi, per comunicare con l'altro. Anche in questa sesta edizione il Festival Internazionale di Danza Contemporanea Visioni di Parte mette in scena l'intimità, l'interiorità. Ieri per la manifestazione ideata e curata dalla compagnia Qualibò in collaborazione con l'associazione tra il Dire e il Fare, il Teatro Kismet Opera e che vede Antenna Sud come media partner, per la sezione In divenire in scena le danze da tavolo di e con Claudia Drago, Corinna Mancino, Rosanna Fregole e Massimo Zenga. Quattro danzatori per quattro micro composizioni coreografiche nelle quali ci si sfida l'un l'altro e ci si confronta con lo spettatore in uno spazio uguale per tutti. È stata poi la volta della compagnia Qualibò e del suo Cosa Vedi con la regia di Lisa Massaellis e la danza di Francesca Giglio, Maristella Tanzi, Teresa Tota. Uno spettacolo che integra movimento del corpo, parola, musica ed elaborazioni video in un continuo gioco di rimandi, intrecci e sovrapposizioni di piani ed immagini. Tutto per spiegare l'interno e l'esterno, il dentro, il fuori e ciò che ci circonda. Stasera, sempre nel Teatro Kismet, si torna a parlare muovendosi con lo spettacolo In me, storia di una metamorfosi emozionale della scuola di danza Magico Agire di Bari. A seguire lo spettacolo appunto del gruppo Corpulento e Duet 012, una performance personale, una storia di vita di due danzatori sloveni sottotitolata La diversità di opinioni è meravigliosa. Fino a domani è poi possibile visitare la mostra fotografica Il corpo interiore a cura di Tina Masellis.